Un appuntamento offerto da Credito Bergamasco, passione e sensibilità per lo sport. Progetto Giardino, lo showroom di fiducia per la progettazione e realizzazione di giardini, piscine e terrazze. Al centro Mongodi di Cividino con il Tennis VIP 2013. Finalmente il sole bacia la terra rossa di questi magnifici campi, di questo centro sportivo, dove questa settimana, siamo giunti alla seconda settimana dell'evento, si cimenteranno ancora tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Una grande finalità unica, quella della beneficenza, quella della solidarietà, proprio con l'Accademia dello Sport. Seguiteci, tanti personaggi, tante interviste, tanti momenti particolari da seguire appunto tutti insieme. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Michele Marcolini, ormai una presenza fissa di affetto al VIP Tennis 2013 e per la solidarietà. Un pezzo di cuore è rimasto a Bergamo, 108 presenze e 12 gol non si dimenticano di certo. Però il futuro ti vedrà come allenatore ormai. Ma non è ancora ufficiale, diciamo che c'è questa seria opportunità e sono ancora in attesa che mi diano la conferma della mia accettazione al corso e per adesso di sicuro c'è che ho smesso. Però una carriera da allenatore, sì. E può darsi, diciamo che con la società abbiamo già parlato, con i Lumezzani abbiamo già parlato di questa eventualità e già il fatto che mi abbiano preso in considerazione, insomma, mi riempie d'orgoglio. Sono lì da solo un anno, si vede che ho lasciato il segno anche dal punto di vista umano e questa è la cosa più importante. Dopo aver lasciato anche a Chievo, ovunque sei andato parla bene di Marcolini. Ma questo mi fa piacere, io insomma, posso dire che ho sempre messo tutto l'impegno e tutta la serietà in tutte le squadre in cui ho giocato. E qui a Bergamo sono stati 3 anni bellissimi, a parte proprio la questione numerica che veramente soprattutto qua a Bergamo diventa limitativa. Pezzo di pallavolo storica al Tennis VIP 2013, tra l'altro in piena zona playoff per salire in Serie A, con noi l'allenatore della Caloni Agnelli Bergamo e Cristian Zanchi e Matteo Pesenti che è team manager ed ex pallavolista. Allora parliamo prima di pallavolo, visto che è imminente proprio perché domani giocherete questo incontro di mercoledì a Napoli per la sfida decisiva. Avete stravinto nella partita di ritorno qui a Bergamo. Sì, non facciamoci ingannare dal risultato perché sicuramente a Napoli ci aspetteranno, non penso, braccia aperte, visto il clima che abbiamo trovato in gara 1. Noi siamo tranquilli, consapevoli delle nostre forze e ci proviamo. Allora, come ogni buon allenatore, cominciamo a buttare un po' di acqua sul fuoco, però è stata una vera sorpresa perché alla vigilia del campionato comunque nessuno vi avrebbe già, voglio dire, pronosticati per una possibile ammissione alla Serie A. Siamo sinceri.
No, bisogna essere sinceri, nessuno di noi si aspettava un percorso di questo genere, ma soprattutto un percorso di crescita da parte di tutti i ragazzi, che è stata veramente una grande crescita a livello tecnico e anche di squadra. Quindi ad oggi penso che nessuno si aspettasse una cosa di questo genere. Grande crescita, ma c'è un segreto vero per essere arrivati fin dove siete arrivati, perché avete fatto veramente un grande cammino quest'anno. Ma io penso che il segreto più importante è che i ragazzi, prima di essere atleti, sono dei veri uomini. Diamo atto che il team manager Matteo Pesenti ha costruito veramente una squadra in primis di veri uomini disposti a sacrificare il lavoro quotidiano in palestra. Poi da queste situazioni nascono quanto stiamo vivendo in questo periodo, cioè dei sogni. E a livello tennistico cosa costruisce? Lo vediamo oggi sul campo. Senti, comincerai a strigliare un po' l'allenatore? Guarda, giusto oggi ho fatto la prima lezione di tennis perché ho detto non posso andare giusto così, in modo devo avere un po' devo difendermi in qualche modo. Infatti oggi ho fatto la prima lezione, mi sono divertito tanto, vediamo se riesco a mettere in atto qualche consiglio che mi ha dato giusto stamattina. Vabbè, è un motivo anche per stemperare un po' la vigilia di questo incontro a Napoli e soprattutto con il cuore di tutti i bergamaschi che viaggerà insieme a voi in direzione di Napoli per cercare di portarvi direttamente nella massima serie. Quando si parla di solidarietà, quando si parla di Giovanni, quando si parla del torneo, dobbiamo trovare il tempo perché si rivivono momenti belli, ma soprattutto persone che hanno dato un'impronta, che ci hanno fatto crescere, ed è bello ricordarle. Quindi mi piace venire, mi piace ricordare, mi piace che Bergamo sia diventando sempre di più riferimento per la solidarietà. Infatti quello che abbiamo proprio alle spalle, Bergamo capitale della solidarietà, perché Giovanni con la sua squadra ormai è arrivato a una cifra che sono 800.000 euro, che non sono briciole, soprattutto in momenti di crisi. C'è un ulteriore traguardo, è chiaro che anche voi con la vostra presenza contribuite affinché aziende vengano e intervengano con la beneficenza. Dico che noi facciamo sempre poco, perché al di là della presenza sono le persone come Giovanni e gli organizzatori che mesi e mesi di lavoro, mesi e mesi dove il tempo loro disponibile lo dedicano ad altre persone. Quindi per me già questa è una cosa straordinaria, perché non tutti pensano che ci vuole del tempo per organizzare questo. Quindi bravi, bravi, perché tutti i ragazzi, tutte le persone che vengono contattate vengono sempre volentieri, perché è diventato un riferimento per tutti. Qui abbiamo tutto, tecnici della squadra femminile, poi abbiamo visto Daniela Merighetti e Michela Zola. Per quanto riguarda lo sci, i tuoi obiettivi per la prossima stagione? Ma io inizierò con la Coppa Europa e con le gare di Coppa Europa, e poi l'obiettivo finale della stagione sarà qualificarsi nelle 30, nelle gare di Coppa del Mondo. Dimmi la verità, come te la cavi a tennis? Sinceramente non male, ma dovrei giocare un po' di più perché gioco veramente poco, però mi piace tantissimo. Io ci provo, poi quello che viene viene. Rivivere emozioni e anche tornare al VIP Tennis ogni anno, perché poi c'è lo spirito e lo spunto per la solidarietà. Poi quest'anno è un anno particolare, perché sono riuscito a passare il primo turno, per cui è meraviglioso due volte. È la mia settimana fortunata, evidentemente. No, è bellissimo, perché anche qui si ha modo, come dicevo prima, di rivedere qualche avversario, compagno, che ed è uno stare. Ecco, poi la solidarietà. Faccio soltanto un piccolo cenno, perché noi ex calciatori del Verona abbiamo un'associazione che si occupa di beneficenza, per cui quando si può dare una mano a chi è stato meno fortunato o è meno fortunato, sicuramente lo si fa con piena volontà. Everywhere, man, looking for someone who can please me, love me
all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Ecco come sentirsi piccoli al VIP Tennis 2013. Sì che sono 1,85, acerbi. Va bene, rola quello del portiere. Però voglio dire, quanto sei? 2,02, complimenti. Senti, questa sera si parla di tennis, VIP Tennis e di solidarietà, anche perché è un momento importante. Il VIP Tennis riesce a coinvolgere molti amici intorno alla Terra Rossa per fare del bene. Ma io ho tanti anni che partecipo a questo torneo e è sempre un piacere. Ho conosciuto Giovanni Licini penso 10-12 anni fa e solo quest'anno ho capito realmente cosa c'è dietro al tennis B, perché essendo fermo dall'attività agonistica ho potuto partecipare a aiutare i ragazzi a mettere insieme questo splendido villaggio, a vedere effettivamente la solidarietà che il tennis B riesce a dare, insomma, no? E è fantastico, insomma, pensare che ci sono certe persone, tipo, io dico Giovanni, ma per menzionare tutti, insomma, che fanno del bene a tutte queste persone che, insomma, ne hanno bisogno più di noi, poi, perché alla fine è questo che conta. Senti, di errori se ne fanno, li fanno tutti, hai una voglia di rivincita e di ritornare a levare una palla all'incrocio dei pali? Sicuramente, ho fatto un errore grande, gravissimo, e però spero anche che tutto quello di buono che ho fatto nel mondo del calcio alla fine non venga cancellato da una stupidaggine, insomma. Spero proprio che ci sia, insomma, la voglia da parte anche del calcio di darmi un'altra possibilità e io sicuramente sarei entusiasta, guai, è sempre stata la mia vita, mi manca tantissimo e insomma ho capito che... Lo si legge. Niente vale di più di quello che facevo, insomma, no? Speriamo, insomma. Complimenti, sarà dura per gli avversari andare a rete stasera con due braccia così. È il diavolo, Claudio Chiappucci al VIP Tennis 2013, ormai la tua è una presenza consolidata, puntuale all'appello di Giovanni Vicini. Anche da lontano arriviamo qua, dai. Un bel evento, tanti anni lo faccio, mi è sempre piaciuto essere qua e quindi insomma è un po' anche un'attività diversa perché il tennis non è la mia, ma è quello che mi fa piacere, mi dà delle opportunità comunque di conoscere gente, di vedere gente. Rilassa e diverte anche. Ma sì, sì, non è che per forza bisogna vincere. Alla mia destra Michele Cortella, Walter Girardi, mondo dello sci, qui si parla di podi, Coppa Europa, questa sera però invece il tennis, ma soprattutto la solidarietà. Michele. Ma sì, è sempre un piacere venire qua, essere invitati, è sempre bello giocare anche per uno scopo così, quindi sono contento di partecipare ogni anno. Allora la finalità sarà quella, tu invece mi parli del tuo socio, del tuo compagno, come si muove in campo e a rete. Ma lui molto bene, lui pratica il tennis quasi ad alto livello, quindi confronto a me, mi farà un po' di lezione, spero di trovare 10 minuti che mi faccia lezione prima di giocare, però poi ci divertiamo, l'importante è essere qua, come diceva il mio collega Michele, per questo impegno che poi io da più di 10 anni che vengo a presenziare a questo torneo, quindi mi fa sempre piacere, è un enorme piacere essere qua. Tante le presenze affezionate al tennis VIP, compresa quella di Luca Riatti, puntuale ogni anno. Sì, ormai sono le ho contate, però cominciano ad essere più di qualcuno, ecco. E poi adesso che non gioco più e vivo a Bergamo, mi auguro insomma che questo bellissimo rapporto che c'è con questo evento e con Licini possa continuare molto a lungo. Senti, ti sei allenato quest'anno per questo? Sì, io l'invito per giocare a tennis lo accetto sempre volentieri, molto di più di quello per una partita calcetto, ecco, quindi ho giocato tanto a calcio, oggi mi occupo più di tennis, perché
c'è qualcosa che di diverso rispetto al calcio, il fatto di essere uno sport individuale dove puoi sprigionare tutto quello che hai, ecco. Senti, aggressivo come eri in campo? Perché Luca Ariatti lo vedete acqua e sapone, tranquillo, poi in campo si trasformava abbastanza. No, beh, io sono, il carattere è sempre quello, sulla palla si va sempre, cioè quei due rimbalzi non me li perdono, ecco, piuttosto la tiro su anche fino all'ultimo, però diciamo che le qualità da calciatore erano un po' più alte. Massimo Antonio Paganin, presi proprio al termine del match vittorioso, ma soprattutto diciamo che per la solidarietà, la vostra presenza. Assolutamente, lo ripeto ogni anno quando vengo qui. Ormai sono tanti anni che stiamo venendo, infatti guardavo ogni volta che riprendo in mano la maglia, guardo il numerino 13, 14 per il prossimo anno, e ormai sono tanti anni che veniamo e ci fa molto piacere. È partito, diciamo così, come un trofeo per i VIP, e poi via via credo che Giovanni abbia fatto un lavoro eccezionale e sia riuscito a trasformarlo in qualcosa di importante per tutta la comunità. Fare della solidarietà e della beneficenza credo sia fondamentale per star bene e per far stare bene gli altri. Tra l'altro è stato raggiunto un traguardo l'anno scorso, 800.000 euro, ma è una tappa di un grande traguardo che si vuole raggiungere poi prossimamente. Sì, senti, parlavamo prima con Massimo, giustamente diceva che è stato fatto un grandissimo lavoro per quello che riguarda gli inviti, la crescita del torneo, ed è un piacere, come ha detto prima Massimo, potervi partecipare. Siamo contenti quando arriviamo sotto aprile, guardiamo il telefonino per vedere se Giovanni ci chiama, e poi dopo è piacevole venire qua, ci divertiamo, che è la cosa più importante. Abbiamo smesso l'attività ufficiale, però c'è sempre la parte agonistica che poi dopo prevale. Si gioca a tennis, magari non saremo sicuramente i Federer e Nadal, però c'è sempre quel giusto agonismo e quella sana rivalità, giustamente perché magari tante volte, come in questo caso, si trovano due generazioni a confronto. Ed è bello anche confrontarsi, a parte divertente anche qui là. The Essential New Tune. Siamo ormai arrivati a metà percorso di questo Tennis VIP 2013, insieme con Giovanni Licini, grande organizzatore di tutto l'evento e di questi 37 anni di Tennis VIP. Quanti giocatori sono scesi in campo fino adesso? Il giocatore più sgradito è stata la pioggia e il brutto tempo, perché acqua e neve sono stati gli ospiti costanti per i primi 7 giorni. Però come giocatore ho più di 220 giocatori, che è una cosa impressionante, visto il brutto tempo e visto la tipologia di gioco e di torneo. 220 giocatori diversi, ma tanti altri ne sono attesi, perché in questa seconda parte del Tennis VIP arriveranno altri personaggi, non so, cito Claudio Bisio, tanto per parlare di qualcuno veramente famoso ed interessante, oppure un regista come Lucini. Sì, questo li aspettiamo gli artisti venerdì sera, perché stanno girando dei film tutti, anche per loro il brutto tempo li ha bloccati, pertanto venerdì saranno con noi. Giocheranno ancora una quarantina di persone, 40-50, pertanto arriveremo ancora sulle 300 persone minimo. Soddisfatto fino a questo punto di come comunque si è mossa tutta la macchina organizzativa? L'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo, sono anni particolarmente difficili a livello economico. Aver organizzato questa manifestazione è un punto di partenza, non di arrivo sicuramente. Non è stato facile, ma se avessimo anche solo sospeso un anno non saremmo più ripartiti. Pertanto la soddisfazione è quella di essere riusciti a organizzarlo di nuovo, riuscire ancora a dare dei contributi per la solidarietà, e la soddisfazione è quella che tutti coloro che chiamiamo, e adesso ci siamo fermati anche perché non abbiamo più tempo per nessuno, rispondono all'appello e anzi sono orgogliosi di venire a fare compagnia al nostro torneo. Ecco, la parola orgogliosi credo che sarebbe da accostare comunque anche a Giovanni Licini. È bello essere orgogliosi e vedere che tanti amici comunque rispondono a questo appello, e in questo momento di difficoltà si riesce a mandare avanti un progetto importante nonostante la grande crisi che ci accompagna. Hai detto giusto, venerdì sera è venuto a trovarci il CT della Nazionale Prandelli e ha usato le stesse parole. Sono qui per gli organizzatori, per i volontari, per il tipo di manifestazione, la solidarietà per Bergamo. Questo qui è un sinonimo che accompagna tutti i presenti, tutti i giocatori che vengono da più parti d'Italia a questo torneo. È un orgoglio per noi, ma forse è un orgoglio anche per loro, che con la loro presenza testimoniano e danno un aiuto alla solidarietà. Senti, qui si vede già tutto pronto, già tutto fatto, tutto bello, in ordine. Hai dato dei numeri prima di giocatori diversi che hanno partecipato in questi primi giorni, in questi 9 giorni, 8 giorni di torneo. Ma quanti sono invece le persone, quante sono che fanno parte di questa organizzazione, che ogni giorno in silenzio, nascosti, mandano avanti tutto?
questi sono il vero motore dell'organizzazione, sono più di 40 che nell'ombra lavorano per preparare il tutto, pertanto il grazie nostro e dall'intera Bergamo della solidarietà va a loro, perché senza di loro non faremo nulla. Noi abbiamo due grazie, grazie a loro e grazie agli sponsor, perché non dimentichiamo che effettivamente la manifestazione ha il suo valore, ma senza gli sponsor che sono la benzina e il motore che sono i volontari non potremmo fare nulla. Conclude questa terza puntata dello speciale Tennis VIP 2013 dal centro sportivo tennistico Mongodi di Cividino. Avete visto tanti altri personaggi, altri ne seguiranno. Io ricordo a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa, se volete venire a divertirvi, a passare una serata un po' diversa all'insegna del tennis, ma soprattutto della solidarietà, del divertimento, a contatto con personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, centro tennistico Mongodi di Cividino, Tennis VIP 2013, tanti personaggi, naturalmente fino al 5 giugno qua a Cividino. Un appuntamento offerto da Percassi, GLS, il tuo corriere espresso network europeo per spedizioni in Italia e nel mondo.